chiamata per Marco Giampaolo, chissà, sicuramente serata decisiva, incrocio di ex con Ficcadenti, Cesena contro Cagliari. Il passaggio per Thiago Ribeiro, il pallone che arriva dentro, ancora azione buona per il Cagliari, Cossu, deviazione e c'è calcio di rigore per il tocco di mano di Martinez. Parte Nenè con il destro ed è un gran calcio di rigore per il vantaggio del Cagliari. Nenè, Cesena 0, Cagliari 1. Candreva dalla bandierina, palla verso Martinez che sfiora l'incrocio dei pali. Palla sul primo palo, Eder prolunga, il pallone finisce fuori, ancora Guana ripropone, sempre Eder nel cuore dell'area di rigore. Eder con il sinistro, scivola clamorosamente. Guana, bel pallone dentro per Eder, con il destro Eder, pallone colpito con un braccio e c'è calcio di rigore per il Cesena. Ammonizione anche per Canini al 44esimo minuto sul gran destro di Eder. Candreva 1-1, il rigore del Cagliari, il rigore del Cesena è perfetta parità. Zal dentro Martinez, deviazione volante del Matanca, colpo di testa di Comotto dentro per Martinez, è uscito Agazzi, prova a rovesciare Parolo, mette il cross Biondini, palla che arriva verso Nenè, Antonioli, sempre 1-1, Ceccarelli, Martinez, la rovesciata del Malaca. Non ci sarà calcio di punizione perché l'arbitro fischia la fine al Manuzzi e 1-1 tra Cesena e Cagliari. No, penso che la squadra nel secondo tempo ha giocato con la mentalità giusta, no? Questa è la strada. Adesso siamo in un momento delicato, no? Che abbiamo 3 punti soltanto, quindi dobbiamo uscire tutti insieme da questo tunnel, no?